Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in un nuovo video. Scusatemi per l'assenza dal canale, ma la situazione purtroppo non è stata delle migliori. Allora, ci è arrivato questo SE, iPhone SE, ok? Che il cliente dice che è bagnato e quindi non parte più. Ok, allora quindi c'è da fare un. A lui non interessa ovviamente sistemare il telefono, ma gli interessa recuperare ovviamente i dati che ci sono al suo interno. Andiamo ad analizzare insieme se è possibile recuperare questi dati. Facciamo una diagnosi insieme e vediamo come io affronto questo tipo di problemi. Magari non si riesce a fare niente, però facciamo sempre del nostro meglio e del possibile per accontentare i nostri clienti. Vediamo un attimino cosa possiamo fare. Sicuramente l'LCD sarà da cambiare. Adesso andiamo a vedere insieme. Ok, accendiamo anche l'altra, non si sa mai. Andiamo a vedere insieme effettivamente non è messo molto bene questo telefono, però noi siamo fiduciosi. Quindi smontiamo la placchettina che abbiamo, che serve per bloccare la nostra batteria. Stacchiamo la nostra batteria e andiamo innanzitutto a verificare il nostro telefono se in corto, se ha qualche problema. Come sappiamo, i primi test da fare sono sul connettore della batteria, quindi andiamo a verificare. Metto anche a monitor questo. Ok, perfetto. Quindi con i puntali del tester andiamo a mettere il nero a massa, quindi su qualsiasi parte che va a massa, quindi lettore SIM, shield, vite, qualsiasi cosa. E col positivo andiamo sul positivo della batteria e abbiamo un valore di 1149, quindi non vedo un problema grave a livello principale. Andiamo allora a mettere un volt continui sul nostro tester. Andiamo a dare alimentazione a questo dispositivo, visto che non è in corto, principale ovviamente. Ok, e ci arriva anche il nostro bel voltaggio. Il telefono non si accende per niente, però dal voltaggio vedo che arriva fino a 3,90, quasi 4 volt. E poi dovrebbe abbassarsi. Ok, perfetto. Vuol dire come si sta vedendo l'accensione della mela e poi si spegne. Quindi non vorrei che a questo punto questo telefono, l'unico problema che può avere è solamente lo schermo. E noi andiamo a verificare effettivamente se questo SE il suo unico problema è lo schermo. Spero che voi va tutto bene. Spero
Spero che questi miei video possano aiutare qualcuno. Ogni tanto ricevo dei messaggi che mi chiedono come fare, come non fare, se faccio corsi, se non faccio corsi. Sì, facciamo anche eventualmente corsi, non è un problema. Al momento siamo fermi perché ovviamente, visto la situazione, non è possibile farli. Ok. Andiamo a fare un controllo visivo anche sul parte dei connettori, che dove si forma spesso ossido, e andiamo a verificare insieme se c'è qualche anomalia, se c'è qualche problema. Ah, sì, qui abbiamo. Ok. Perfetto, come vedete abbiamo un po' di ossido da questa parte. Qui il simbolino che ci segnala la presenza di liquidi non è colorato, quindi magari da questa parte non è entrata, è entrata solo sulla parte destra del dispositivo. Quindi dovremmo andare a smontarlo e a verificare se ci sono altri problemi. Però prima di fare questo gli do un attimino una pulita. Questo componente lo vedo bello massacrato, quindi credo che qualche problema avrà. Quindi andiamo un attimino a pulire e vediamo se ok. Andiamo a verificare questo componente se è a posto. Allora, così. Ok. È venuto via da solo. Andiamo a vedere che tipo di... Ah, scusate, vi faccio vedere anche a voi. Allora, qua andiamo a prendere il nostro SE. Andiamo a vedere su questo lato è un condensatore che fa parte della VCC. Quindi andiamo a vedere dove siamo collegati. Perfetto, ce ne sono altri, quindi diciamo che momentaneamente non ci interessa più di tanto. Perfetto, abbiamo staccato tutto. Prendiamo un display e vediamo se riusciamo a recuperare
i dati del cliente senza stare lì a sistemarlo, tanto non ho detto che non gli interessa sistemarlo, quindi faccio solo eventualmente il recupero dei dati. Ok. Perfetto, andiamo a mettere un'altra batteria perché di questa non mi fido ovviamente. Di questa batteria non mi fido. Andiamo a mettere 1624. Ok. Andiamo a mettere un'altra batteria e verifichiamo quello che succede. Tanto il cliente, mi ripeto, mi ha chiesto solo esclusivamente di recuperare i dati, quindi tutto il resto non gli interessa. Perfetto, vediamo come si comporta. Fatto. Wow. Si accende. Si accende la mela, vediamo se parte. Perfetto, quindi si può recuperare tranquillamente tutto quello che c'è da recuperare. È stata una riparazione molto veloce, mi spiace, ma pensavo fosse più complicato, invece diciamo che è stato abbastanza facile. Grazie a tutti da Antonio Colucci, Smart Repairs, al prossimo video.